Ha fatto freddo stanotte, porca miseria, cioè, in mezzo alle montagne di Bergamo, la zona di montagna, Zogno, San Pellegrino, non so se per chi conosce, bei posti, fischia, ma ho avuto freddo, neanche 10 giorni fa era estate piena e adesso, ve la ricordate? Amici? Ciao patata, eccola qui la micina per chi voleva vederla. Tutto a posto comunque ragazzi, un po' di a volte malinconia comunque, vabbè, a tutto c'è un rimedio, tutto si può sopportare tutto alla fine, però beh, tante volte ti senti un po' così, un po' spaesato, almeno a me capita, giustamente, prima eravamo in due, adesso sono qua da solo, la sento spesso mia moglie, però non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, quindi. Se volete fare il full timer da solo, bisogna essere preparati. O magari, boh, io ero partito con lei, adesso sono da solo e comunque, vabbè. E non sto ridendo, sto cercando di tirarmi su. L'aria è fenomenale. Proprio l'aria è qualcosa di meraviglioso. Guardate che paesaggio che abbiamo. Adesso c'è il sole, vabbè. Colline. Qui siamo in un'area di sosta a concorrenza gratuita. Sono con il mio amico Steve. Qui c'è un laghetto di pesca alla trota. Molto piccolo come laghetto, però molto carino. Costruzioni, un parchetto, una bella telecamerina. Questa è un'altra area di sosta che metterò come aggiornamento, come commento al video che ho fatto sulle aree di sosta. Perché giustamente se uno voglia di farsi un giro e vuole starsene 3 giorni qui, se ne viene qui. Qui abbiamo fontanella dell'acqua, abbiamo parchetto, mi dice il mio amico che abbiamo un supermercato qua vicino, quindi ci può stare comunque. Anche qui in questo posto mi diceva il mio amico che anche qui tutta la valle del fiume Brembo, provincia di Bergamo, è in crisi totale. Aziende che chiudono, cioè qui ci sono posti. Adesso devo far uscire fuori l'amici perché guardatela qui come è messa. Chi è questa amici qua? Ciao amici bella, adesso ti faccio uscire. C'è il guinzaglietto, adesso glielo metto su e la faccio uscire. Bene ragazzi, dopo questo aggiornamento vi do un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.